Vi ricorderete sicuramente il mio ultimo video sui cinturini di Artem Straps che vi ho portato qui sul canale YouTube qui qualche tempo fa. E vi avevo parlato di questi cinturini, sailcloth, con una qualità davvero molto molto interessante che mi sono piaciuti poi davvero tantissimo. Bene, questi ragazzi di Artem Straps hanno voluto darmi la possibilità di provare i loro nuovi cinturini. Sono usciti davvero da qualche mese, da un mesetto circa, hanno voluto spedirmeli per provarli perché sono una nuova tipologia di cinturini, diciamo un'evoluzione di quelli che vi ho già portato qui sul canale e adesso andiamo a scoprirli insieme, ragazzi. Amici del Solo Watches, bentornati in questo nuovo video. Prima di iniziare, come sempre, mi raccomando, è fondamentale che vi iscriviate al canale e lasciate un bel like al contenuto. È davvero fondamentale per permettermi di crescere qui su YouTube e permettermi poi di portarvi nuovi contenuti sempre più di qualità. Vi invito poi anche a lasciarmi un bel commento qui sotto per farmi sapere la vostra sul contenuto e in questo caso e anche poi sull'argomento in generale. Se avete qualcosa da dire, ditela, mi raccomando. Vi invito poi anche a seguirmi sulla mia pagina Instagram dove abbiamo un contatto più diretto e dove potete trovare tante foto scattate da me. Ed eccoci qui a parlare di questi nuovi cinturini di Artem Straps. Sì, perché sono secondo me la diretta evoluzione di quei cinturini che vi ho già portato qui sul canale. Sono, diciamo che vanno a sopperire a quelle problematiche, se così possiamo definirle, perché quei cinturini li ho trovati davvero molto comodi e davvero ben fatti. Ma devo dire che questi nuovi cinturini che mi hanno spedito, questi nuovi Hydroflex, così si chiamano, sailcloth sempre, stessa tipologia di cinturino, sono secondo me un'evoluzione davvero davvero molto interessante perché c'era ben poco da migliorare ed effettivamente questi cinturini sono andati a migliorare laddove i precedenti non arrivavano. Intanto c'è da dire che mi è piaciuto tantissimo la morbidezza di questi nuovi cinturini, perché una volta tirati fuori dalla scatola e montati sull'orologio, sempre con la loro con il loro sgancio rapido, quindi facilissimo montarli sugli orologi, devo dire comodissimi e davvero intuitivi. Una volta montati e una volta indossati sono subito perfetti, non c'è più quella problematica della durezza che avevano i cinturini precedenti. Come vi avevo spiegato, una volta indossati ci voleva qualche ora, qualche giorno addirittura perché prendessero la forma del polso, soprattutto magari su un polso come il mio da 16 e mezzo, che magari è un po' più difficile trovare la misura corretta essendo un polso, diciamo, abbastanza piccolo di diametro. Con questi nuovi cinturini andiamo a sopperire queste problematiche. Devo dire subito, non appena li ho indossati, mi sono trovato ancora meglio dei precedenti, benissimo, subito, e devo dire che oltre a un livello di ergonomia molto alto, abbiamo anche un livello di estetica riuscitissimo, perché comunque le trame che troviamo sopra a questi cinturini sono ben fatte, le cuciture sono davvero ben rifinite, il cinturino è veramente realizzato in maniera impeccabile e abbiamo anche questa nuova chiusura, diciamo a farfalla, molto molto comoda, che qui lo vedete sul cinturino nero, non sul grigio, che invece è una classica chiusura d'ardiglione. Hanno voluto farmi provare entrambe le chiusure e devo dire che anche questa nuova chiusura a farfalla è molto 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 comoda sotto tutti i punti di vista. Forse si è andato un po' a perdere in concetto di eleganza, forse stiamo andando più verso la sportività anche per la presenza del maggior numero di gomma nel cinturino, che vediamo al suo interno molta più gomma, molta più gomma, ma sicuramente è per un utilizzo, diciamo, più professionale, per un utilizzo più sportivo, secondo me è riuscito al 100%. Se è questo poi l'obiettivo di poter realizzare dei cinturini sailcloth di diverse tipologie, quindi magari più sportivi, magari più da tutti i giorni, diciamo che adesso abbiamo una vasta scelta di grandissima qualità.
Se devo trovare un punto a sfavore di questi cinturini, sicuramente il prezzo. Il prezzo è veramente molto molto alto, si supera abbondantemente i $200 e quindi sono cinturini che vanno, diciamo, selezionati con una certa per una certa tipologia di orologio, se si è davvero convinti, perché è una cifra davvero importante, è una cifra che non tutti sono disposti a spendere per un cinturino. Certo, se abbiamo un orologio di grandissima qualità e vogliamo un cinturino sportivo di grandissima qualità, è la scelta più corretta da fare, a mio giudizio, però ovviamente bisogna pensarci bene. Detto questo, io ritengo che questi nuovi cinturini di Artem sono senza ombra di dubbio eccezionali sotto tutti i punti di vista e devo dire che li indosso con grande gioia, perché trovo dei cinturini davvero comodi anche per il mio polso, riesco a trovare le misure giuste, che ogni tanto faccio fatica con altri cinturini, anche con orologi un po' più grandi è sempre un po' più complicato, invece con questi cinturini li ho indossati subito, via, e mi sono trovato benissimo, quindi senza ombra di dubbio promossi a pieni voti. Bene signori, io ho concluso anche per oggi, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando, noi ci vediamo ad un prossimo video signori, un saluto.